Siamo. Allora, questa è Topotto, quindi siamo tra i primi 8 migliori giocatori del torneo, torneo da 44 persone. Ok, da Stronedo in hand. E chi vince questo match, insomma, chi vince questo match va in top 4 dove ci sono anche i premi. Partenze abbastanza standard. Flippa deco. Ah, pesco una carta che non tutti giocano, ad alcuni piace molto. Altri preferiscono usare lo spazio per altro. Setto 2. Passa. Il fatto che Palons non sia partito con un mostro in campo, intendo, può essere un problema perché il vantaggio carte in campo è molto rilevante, molto importante. Pescato il mostro, 7 a 1, passa. Questa potrebbe essere una spia o un deco, stavo per dirlo. Ok. Siamo in una posizione di stallo. Pesca 1. Un mazzo a quanto pare è montato sulla velocità, quello di Bao. Sulla stabilità. Perché chiaramente un mazzo più veloce più è stabile. Più riesce a sfoltirsi il mazzo, quindi. Setta un altro e passa. Non sembra una gran mano quella di Paolons, che non sia partito molto bene. Bao sembra in netto vantaggio sia per la presenza di mostri sul campo, sia comunque per il settaggio generale del tramare terreno. Interessante. Maschera dell'oscurità è una carta comunque non troppo giocata, quindi non è molto comune, però sicuramente interessante in un mazzo che gioca tante trappole, gioca gli assalitori per riaddarsi nuovamente le maschere, quindi ci può stare a giocarla ed ecco anche perché allora le Jar of Greed, perché appunto gioca la maschera dell'oscurità. Mazzo interessante. Tra l'altro voglio ricordare che come si vede appunto dalle statistiche che sono state pubblicate su Facebook, Instagram, su 44 giocatori, 44 appunto partecipanti al torneo, due solo hanno portato il mazzo Chaos Mask, quindi questo qui, il Chaos con le maschere dentro, e
E tutte e due sono riuscite ad arrivare in top 8. Poi l'altro giocatore ha perso, questo sta giocando in questo momento, però tutte e due sono riuscite a fare top 8. Quindi il 100% di questa tipologia di mazzo, che comunque è anche un po', se vogliamo, sconosciuto, comunque non portato, non comune, hanno fatto entrambi top. È un dato interessante, secondo me importante, che può direzionare certe decisioni riguardo al meta ora come ora. Sta pensando molto alla carta da rimescolare. Infatti penso che abbia molti mostri in mano perché non sta, cioè sta settando poche magie trappola, ne sta attivando, ancora non ha attivato nessuna magia. E l'unico mostro che è riuscito a settare una Tsukuyomi è un serpente che mi sembra un po' pochino. Non mi sembra una situazione molto ideale quella di Paolo in questo momento. Però sta pensando molto, il che è strano perché tre carte le conosciamo, sono due Thunder e un Serpente. Le restanti cosa possono essere? Dei Chaos Sorcerer, dei BLS, un BLS al massimo. Però non mi viene in mente niente altro perché altrimenti li avrebbe giocati, mi viene da dire. Devono essere carte brick. Ok, in mano ha la Tempesta Potente, due Thunder Dragon, Serpente, Book, Sorcerer e Meta. Ok, questa era da aspettarsi, cioè, 4 settate, se uno setta 4 molto probabilmente ha un Solenne per coprirsi le altre carte coperte. È una versione interessante, il Chaos Mask piace anche a me. Anche divertente a mio avviso, perché comunque colleggiare Jar of Grid dà un pizzico di velocità in più che può essere divertente, comunque da giocare insieme alle maschere. I Solenni, che è una carta comunque che mi piace giocare nel formato, ci sta bene, essendo comunque non troppo veloce come formato. Ok. Sicuramente ha una risposta perché altrimenti avrebbe rimescolato il serpente. Sta pensando. Comunque questo è l'unico Chaos Control entrato in top 8 e in totale hanno partecipato in due. Quindi lui è l'unico tra i due che è riuscito ad arrivare in top 8. Chaos Control, che personalmente è la mia versione preferita, nel senso che penso che sia la più versatile, forse anche la più divertente sotto certi punti di vista. E comunque gioca il Restrict, che è la carta insieme alla Metamorfosi e gli Scapegoat, la carta che hanno dato il nome al formato e che da sempre sono state giocate di più di tutte. Poi in questo momento sono passato un po' in secondo piano, però ritengo che siano carte forti, carte belle, divertenti da giocare, quindi personalmente opterei per la versione control di Chaos. Ok, Sorcerer entra. Bannato, ok.
Quindi solita giocata, Raigeki, scarto serpente, riado serpente, Sorcerer muore, Kiko è tosto anche perché in mano sono rimasti due Thunder Dragon. Buonasera. Buonasera, è arrivato il secondo commentatore, tra l'altro top 4 del torneo, giusto? Già, sì, giusto. Sculando come un animale, però va bene. Bene, Allora, chi niente, c'è quindi qui? ti aggiorno un po' su cosa sta succedendo. Questa è una partita, l'altra partita di top 8, l'ultima rimasta. E praticamente si sfidano un Chaos Control, quindi con metamorfosi, sorcere, robe varie, contro un Chaos Mask, che quindi gioca i Solenni, le Jar of Greed e la maschera, principalmente insieme ai Beh, Sorcerer. Mask tra l'altro erano già in due in top 8, giusto? Sì, Almeno. infatti è una cosa che ho detto anche Quindi dai. prima, e Sì? ok, ha vinto così, nobiluomo e Come, ha già GG. vinto? Eh sì, vabbè, sta giocando da un quarto d'ora, quindi ci sta. Ah, già, ok, Sì. perfetto, perfetto. Stavo dicendo, il dato interessante riguardo ai Chaos in generale, ma in questo caso al Chaos Mask, è che su 44 giocatori, in due, solo due hanno portato Chaos Mask e tutte e due sono entrate in top 8. Ma in effetti sembra una buona media, diciamo, dai. Sì, cioè la cosa tanto. Discreta. Sì, la cosa interessante è appunto questa, cioè nel senso che un mazzo che non è tanto considerato, che però comunque è riuscito a fare un risultato interessante, quindi top 8, al 100%, cioè nel senso, tutte e due, essendo solo due, però tutte e due sono arrivate in top 8, che è un risultato buono comunque in un torneo di 44 giocatori. Sì, direi proprio di sì. Anche perché tra l'altro poi il torneo era comunque gratis, tutto il resto, però in realtà diciamo che era abbastanza competitivo, diciamo come... Almeno io ho visto i giocatori che, ad esempio, chi era Don Copy, cos'è, il primo, Sì. era uno dei primi su DB, alla fine non è entrato in top 8 perché ha perso comunque anche da alcuni giocatori, tra cui Thomas, che è sempre del team della Storm, più... Chi altro adesso non mi ricordo, però comunque non è riuscito ad arrivare in top così facilmente, alla fine non c'è entrato, no? Sì, Quindi esatto. Infatti è un torneo poi ci può comunque stare. di alto livello anche qualitativamente. Non era un dato tanto aspettato, nel senso che comunque ci può stare che in un torneo ci siano più persone non tanto preparate piuttosto che bravi giocatori. Invece in questo caso erano più i bravi giocatori che altro. Poi è chiaro che magari in una serie di partite anche streamate che abbiamo fatto vedere, no, durante il torneo ci può stare che in un gioco del genere come GOAT, che è così lungo e le partite comunque sono così tecniche, dei misplay comunque li abbiamo visti, però a me pare di non aver quasi mai visto per adesso in generale, proprio in GOAT, una partita perfetta dalla prima all'ultima mossa sempre. Molte cose sono soggettive, molte cose sono, insomma, dipende anche dal stile di gioco del giocatore. Qui cosa è partito quindi con Sì, è allora. Ma... partito bene, direi. qui dai, una bella foto, un bel duo qui. Thunder Dragon che ti porta già in luce, ti prepara già il cimitero, ti rende futili le tue Jack Brick. Insomma, qui è partito molto bene. Anche in un'altra parte c'è Pot, il serpente. Beh, sono due partenze buone. Tra l'altro ha tenuto il Delinquent contro un Chaos, mossa che io non condivido personalmente. Adesso, quello lì, in effetti, un discorso me l'ha fatto notare anche invece il mio avversario della partita prima, in cui lui giocava Warrior Chaos e io, nonostante potessi, ad esempio, effettivamente togliere duo, perché magari lui è molto aggro, a volte non lo puoi tirare, magari si pesca un...
un mosco più del 70, ma puoi tirare spesso. E anche in alcuni caos, effettivamente in Mirror Match Caos, vedo che alcuni chi parte a volte la tiene. E dopo sono chiaramente opzioni, sono idee. Però, ad esempio, un duo, in ogni caso, a prescindere, quando tu vai a scartare le carte di Reggie Brick o di carità, dopo diventano carte normali. In ogni caso, tu gli cavi comunque due carte che lui userà per altre cose. Se magari è un mazzo che non soffre troppo gli aggro, gli ho detto che comunque due carte gli devi lo stesso. Certo. Tutto lì. Tanto prima o poi le userà. Io mi sono trovato anche a giocare dei game molto molto lunghi in Chaos Mirror, o anche contro Chaos Control, in cui lui ha dato i suoi Thunder Dragon, ho aspettato con Delinquent, dopo due o tre turni che aveva Reggie Brick da fare le ha tirate, i Thunder Dragon li ha usati e le altre carte rimanevano in Chaos Orchard, DLS, Tempesta, Strappa. Quindi tu la Di terresti? nuovo. Io prima del torneo dicevo contro Chaos Warrior la cavo, contro Chaos la cavo praticamente sempre. Invece adesso, dopo il torneo, ho avuto alcune esperienze in più. E sai che non sono così sicuro di levarla sempre. Dopo dipende, chiaramente. Tipo, ad esempio, ho visto che contro Warrior, invece, se so che lui gioca o vedo che lui gioca molti spadaccini mistici livello 2, quindi ti mettono molta pressione sui settati, o giocano più di due o tre Sasuke, quelli che ammazzano le spie. E quindi ti mettono troppa pressione, non hai tempo di proteggerti, e quindi duo devi togliere per mettere dei parini in più, tipo Sakuretsu o Kinetic o altre cose. Però non è sempre detto. Se riesci a controllare bene il terreno, probabilmente duo te lo puoi permettere di tenerlo in mano tranquillamente. Anche perché poi è una delle poche carte che rende il mago, ad esempio qui, veramente forte. Sì. Qui vediamo infatti un gioco di mago Tsukuyomi che lo dovrebbe portare un vantaggio enorme. Sì, è Non so. entrato in loop, ha un notevole vantaggio anche perché al cimitero ha sia il delinquent sia la pot. Sì, qui è una grande scelta. Poi io ad esempio sono sempre dell'idea che quando l'altro. Adesso lui ha l'avversario a sinistra, quindi magari non conviene far sempre duo. Però appena lui ad esempio usa una Magic Brick o usa una carità che scarta serpente, il 2-5-2 è sempre alle porte. Sì. Mi sentite ragazzi? Sì, ti Sì, sentiamo. eccoci qua. Qui Ok, ce l'ho fatta, è arrivato con un po' di ritardo. togli Abbiamo l'audio un dal altro caos. computer di DB, se no lo sentiamo. Qui abbiamo un altro Chaos Max, cioè Chaos Mask che era in top. Adesso? Sì, Adesso, adesso ok. E gioca il tuo stesso mazzo, hai visto? Chaos Mask. eh sì, solo che lui ha una versione più, diciamo, tra virgolette, turbo, nel senso che. C'è del rimbombo. Che sì, probabilmente va cavato tocca comunque il leggiare che caos. massacrare uno. Sì, probabilmente va cavato Tocca comunque il leggiare che caos. massacrare uno. Sì, mi sa che va cavato l'audio di Twitch dal computer, se lo stai guardando da Twitch. Sì. Nel frattempo cosa c'è adesso? Qua ho visto un solenne qui che non lo Ok, so, lo adesso porta mi veramente in basso sento limite. meglio. Adesso mi senti meglio? Sì, Adesso mi decisamente. pare di sì. No, comunque lui ha una versione molto più tu, cioè molto più, adesso bisognerebbe vedere la lista, però sicuramente è una versione un po' più, tra virgolette, Peschini, perché gioca Ah, gli upset qui, sì, giusto. la Giara, poi gioca gli Upstart, è così a vederla, poi magari non, così a vedere un po' le carte, è molto simile a una che aveva fatto top 8 o top 16 a Milano, che giocava, mi ricordo che c'erano due liste, una di Bellantone, che era tra virgolette un po' più classica, e un'altra lista, non mi ricordo di chi, che era un po' più appunto, chiamiamola tra virgolette turbo, un po' più aggressiva, un po' più peschina, con appunto vari peschini come Upstart o Giara, che fanno pescare comunque uno. Qui Chaos Così. Control è veramente un controllo spaventoso. Sì, sta controllando molto anche perché, nuotando il cimitero di Bao, le tre spie sono andate, quindi eventuali muri non ci sono più in questo momento.
Un Judgment l'ha già tirato e ha già pagato molta vita. E da questo punto di vista c'è anche il vantaggio del control per avere un Ter sul terreno, che sappiamo anche avere una Tsuku in mano. Quindi. Infatti questo tipo di mock vedo che di solito quando viene rotto da un torrenziale, che probabilmente questo mazzo con le maschere non è neanche detto che lo giochi per forza, perché se punta a controllare il terreno con maschera Tsukuyomi lui, o meglio Bao, è probabile che non giochi neanche torrenziale, quindi è un'arma molto molto importante che qui forse non vedremo. Ma Adesso, non ho infatti, visto le liste, quindi non so. come dicevo prima, che tu ancora non eri entrato, Sì? a me piace molto la versione Chaos Control come mazzo, piuttosto che Chaos Turbo, piuttosto che Chaos Mask. Proprio per questo motivo, perché mi sembra più versatile, più, dai, anche un pochettino più storica, nel senso che gioca carte che siamo sempre stati abituati a vedere, dal nome al formato, lo scapegoat, quindi. Assolutamente sì, anche proprio dal punto di vista di tool potenziali, Chaos Control, oltre ai Scourge e BLS, delle metamorfosi cambia molto. Quando la metamorfosi magari giochi in combinazione con Thunder Dragon, puoi fare delle cose incredibili. Contro, ad esempio, Gate Dimension, quello lì, quando puoi fare un Balter, quando puoi fare dei mostri del genere, cambia molto. Sì, ma non capisco Ad perché si giochi esempio. così poco, sinceramente. Si preferisca molto più il turbo. Ah, quello la È maggior più parte di quelli defensa di che. base. Ah, sì, anche perché comunque, dai, le capre e le metamorfosi sono più carte per stallare. Però magari dai il tempo all'altro di sculare. Qui sappiamo che ci sono in GOT molte carte con un power creep molto alto. Diciamo che tra possesso, BLS, Ring, tra quelle carte che ti fregano la partita, Tempesta. Infatti, strappo Facile possesso game. ha appena rubato la Esatto. partita. Esatto. Più Ma che infatti, altro quindi. che Sì. secondo me il Chaos Control soffre troppo, forse troppo magari tra i Jakey Break e Book su Terra. Cioè, poi Ah, non è che fai sì. solo Terra, per carità, assolutamente, però anche se fai Balter, magari Balter non nega il Book of Moon, non nega il Jakey Break, e sono carte che nel turbo sono tendenzialmente giocate entrambe in 3x, quindi uno tira Terra utilizzando un capro e calater si prende un book in catena o subito una red Sì, jakey esatto, break. quello Però si intanto te chiede. le tira, però intanto te le tira, non le usa su Sì, altre cose più forti. in effetti la Jakey Break è veramente importante su cosa l'attiva. Ci sono dei momenti in cui non hai neanche Thunder Dragon o Sentinel da scartare o Serpenti. Il tirare, ad esempio, un Jakey Break forzato su un Ter a meno uno non deve essere male per chi gioca Chaos Control, insomma. Sì, Però, infatti insomma, mi piace molto. sono variabili. È chiaro che se tu aspetti troppo tirare la tua metamorfosi per arrivare a fine partita, quella Jakey Break è molto probabile che diventi invece una carta non morta, anzi molto molto decisiva. Oh, ecco Delinquent. Beh, devo Proprio dire vediamo che Delinquent. sono partiti spesso di Delinquent, penso entrambi. Ah, sono comunque carte non perché, però in effetti Quando le peschi veramente fa la sono differenza, tante. eh? Sono tante uno per tra quella, tra Pot of Greed, tra Carità, anche una distrugge carte in certi casi può cambiare la partita, una tempesta. Sono tanti uno per, infatti a me fanno un po' sorridere i giocatori che si mettono un po' a salare per queste Eccolo, sciocchezze. ecco. Ecco il distruggi carte. Infatti, io ieri ho perso il distruggi carte. Ad esempio io nei due match che sono streamati in cui giocavo io, mi pare che il distruggicarte era stata una cosa devastante entrambe le volte. Ho tickappato penso il turno dopo tutte le volte in cui ho tirato. No, il turno stesso in cui ho tirato il Sì, distruggicarte. con il cosito. Contro Cosita, sì, esatto. Anche contro. Ah beh, dopo l'altro non l'avete streamata ieri, vero? Comunque il distruggicarte è fortissimo, effettivamente. Si è tenuta, si è tirata bene. Quindi primo. E non lo so, però in effetti è una mano veramente brutta. A parte Delinquent, i Book e Tifone non giocano da soli. Il serpente è buono a scartare, diciamo. Quindi ci stava il suo gigante subito.
Tra l'altro che scarto mi i book in mirror match, lasciando, vabbè, in questo caso sono utili perché gioca a Restrict ovviamente, però in generale i mirror match vengono tolti contro Chaos. Sapete che li ho rivalutati invece sempre durante il torneo, perché nell'ultimo periodo sono messi talmente tanti Kiko che ti spaccano in due, e usare sempre solo Magic Brick o magari Mirror se la sai, a volte ho visto che sai che non, se non giochi Capri, non giochi contro anche tu, non è facile riuscire ad affrontare un Kiko se non hai chiaramente Spiaker il suo. In tutti gli altri casi un Book, visto che ad esempio lui l'ha tenuti probabilmente per quello, perché ha paura oltre di terra anche Kiko che fa partita da solo. Ha tre, ha due spie in mano, incredibile. Lol, com'è caduto a me ieri? Ieri ho fatto anche un mind control su una spia e non avevo da evocarla l'altra perché ne avevo le altre in mano. Quindi lui in mano ha due spie e due Tandrego, cioè, ma che situazione è? Ah, è un serpente sinistro, ricordiamoci, lui ha cinque carte che praticamente non sono niente. Sì, ma penso che non è messo l'altra settata sia una spia. Vediamo un po' come va, se pesca Carità o Magic Brick magari può anche riuscire a sfruttare. Sì, non vediamo. È messo bene, assolutamente. Beh, comunque anche l'altro non è partito proprio super. Sì, diciamo che è scattato col BLS, è tutto tranne che positivo, eh. Sì, anche perché alla fine, anche se lui andasse più avanti a giocare di Restrict con Serpente, poi sarà molto più facile. In ogni caso sarà un gioco molto molto lento, quindi forse Bau avrà il tempo di finalizzare le sue carte, che comunque sono dei più uno, il Dragon, il Serpente, vediamo un po' come va. Tardash può dargli un grosso vantaggio. Sì. Anche perché semplicemente sapere la mano dell'avversario in questo momento sì, è importante. Sì. O anche se ha pescato un sorcio, aspettava di tirare un sorcio, ad esempio, perché prima magari il mostro era coperto, non sai che cosa sia, è una spia, non vuoi che evochi un'altra spia, stai aspettando, non so che la scopra lui, oppure hai paura di Night Assailant, per esempio. Sì, esatto. Ci può stare che aspetti, perché comunque Light and Darkness Paolo ce li ha, quindi... Ma figurati poi il sapere che lui magari non ha Mirror o Torrenziale, cioè anche come un dannato proprio. Tra un po' che era anche Spia in attacco, si sa che l'altro non ha quelle due per chiudere in fretta, anche perché comunque Paolo dai è molto basso di vite. Guarda un po' che partita. Sì. Può veramente cambiare la partita quel Dust, perché... quel Dust Shot, perché tutte e due non sono messi bene, e forse ha messo un po' meglio Paolo, però sapere che cosa ha in mano e toglierne una può rivalutare la partita in questo momento. Ha in mano due Thunder Dragon, il Serpente, il Ring e Snatch, e non sappiamo cosa ha rimescolato. Ring con pochi... Con poche vite non è il massimo. Snatch non c'è niente da fregare di veramente forte, devi sperare che l'altro non abbia nulla. Però vediamo. Ma questa? Questo lo posso capire in realtà, perché comunque adesso qui abbiamo visto solamente due book, vabbè. Però magari anche solo per una Tsukuyomi, un break, un tifone, no, tifone c'era già, non so, o una tempesta. Un Tsukuyomi avrebbero ammazzato Breaker o gli avrebbero fatto riavere Breaker l'avversario. Un Thunder Dragon ha un pochino più soldo, leggermente, possiamo dire. Magari più 1000 all'oppo ogni volta anche. Magari potrebbe anche tentare di rubarla di Ring più avanti, adesso picchiando 2-3 volte magari, solo che noi sappiamo tutti che Bavo probabilmente ha le altre due spie, sicuramente due spie in mano, quindi non si lascerà uccidere. Adesso io ero arrivato un po' tardi sull'altra partita, magari ne gioca solo due, cioè non ne gioca tre, lo so. Sì, ma almeno una caso... ce l'ha in mano. Esatto, quindi comunque una spia ce l'ha a BLS. Ragazzi. Io avrei attaccato come la morte. Sì, anche perché sai benissimo... Ah, però... No, si sì, è attaccato sicuramente. Qui non voleva farlo perché dopo sa che se si becca Ring e il Thunder Dragon continua a picchiare De Quici. Voleva preservare De Quici, però sono scelte.
Sì, effettivamente non sappiamo cosa in mano ci può stare. Adesso con una spia settata dovrebbero essere piuttosto anche per i top deck dell'avversario. Tanto non posso beccare Snatch e BLS, la vettura. GG. Mi sa Sta che per chiudere. sì, non è stata una gran pescata questa. Oppure sta bluffando, quanto sarebbe bello pescato tipo Mirror o chissà cosa. Così mi piace, che lasciano un po' di suspense, dice GG magari a qualcos'altro. No! Ah, vai. No, era in verità un vero GG. Sì. No. Bravo, bravo, allora. Poi con due spie, due Thunder Dragon, un serpente in mano, è riuscito a vincere un game piuttosto problematico inizialmente. Sì, tutte e due sono partiti Molto sportivo, male, come però alla fine è riuscito a portarla a casa a Bao perché sicuramente il Dust Shot gli ha portato molto vantaggio in quel momento. Beh, comunque non è partito così tanto male, dai, due di meno più distruggi carte, non Sì, ma penso alla sia fine l'ha fatta così salvato tanto. col distruggicarta, perché Eh no, sì, diciamo. appunto, due di meno distruggi Sì. carte, comunque, considerando che l'altro ha dovuto scartare BLS, e nel frattempo invece il buon Bao l'ha pescato. Ma Paolo invece come... cos'è quindi, inglese? Di dov'è? È argentino, mi Penso, sembra. sì, penso dell'Argentina. Argentino. Ok, perché in effetti qui vedo anche delle carte, ad esempio il cimitero di Warrior Lady, che solitamente non vedo spessissimo qualcosa di Beh, più magari la buff. gioco inside, non lo sai, boh. Magari Anche. la setta per bleffare qualcosa, oppure dici che l'attaccano, rimuovi. Farsela rimuovere di... Vabbè, può essere tutto. Cioè, io di solito però non setto le carte per farmele togliere, rimuovere. O meglio. Non so, mi sembra particolare questa. Sono curioso di vedere la sua lista a fine torneo Però perché. l'assalitore di turno tu lo setti per far cosa oggettivamente? Per spaccare i mostri dell'avversario, quindi te la fai comunque potenzialmente distruggere. Cioè tu Sì, spieghi che l'attacchino. diciamo che se il turno lo tengo prevalentemente da scartare per rendere utili tutti gli altri scartini. Schivi, però Il fate settarlo, io ho sempre fatto una un causa. grosso errore. Io ho fatto un grosso errore. Chi ascolta, magari anche le prossime volte non lo faranno loro, perché glielo dico io. Ho fatto un grosso errore perché quando giocavo io GOT non si giocava tantissimo Main Control, anzi era piuttosto snobbata come carta. E adesso nell'ultimo periodo si è giocata, io mi sono beccato un Main Control devastante perché ho voluto settare un Knight Assassin dopo che avevo messo gli Unbreaker che picchiava così. E il Main Control è stato un meno mille per me perché ho voluto settare sto assign che andava tenuto in mano da scartare. Lui l'avversario l'ha preso, l'ha flippato e mi ha spaccato uno, poi ha usato altra roba e quindi diciamo che assaltare il settarlo almeno post-side è veramente coraggioso da Beh, quello che ho visto dipende, io. dipende. Se non, se lui, se setti, se l'unica carta che setti ci può anche sì stare. sì sì se senti solo lui sì, Se hai se altri devi mostri, togliere rischi che te lo prenda, oppure rischi un sì. mobile o rischi un mind control. Sì, infatti è un peccato perché è molto limitante per settare quel mostro lì. È chiaro che però può togliere cose importanti. Adesso comunque mi sono trovato molto bene a sfruttarlo con Book perché quando partite per primo vai a prevenire i flip dell'altro. Se te lo setti non ti becchi nulla e lui setta uno passa, te lo flippi il turno dopo, gli spacchi un flip, picchi e il turno dopo è il Book per ammazzargli anche flippandolo il mostro che lo picchierà. Tu sei avanti di due turni con quelle due carte, veramente interessante come mostro. Going first, chiaramente. E cosa dicevamo? Beh, adesso comunque il game è finito. Come vi è sembrato? Sì, diciamo che la partita più bella è stata la seconda, il secondo game. Nella terza non c'è stato molto da dire, anche la prima Paolo non aveva niente praticamente. Secondo me va un po'. Allora, a me piace molto la versione Chaos Control, come dicevo all'inizio, però è anche vero che non si può permettere, cioè, forse il problema più grande che ha il Chaos Control è che ha pochi slot. Perché deve metterci molte carte dentro. Infatti mi sono stupito che avesse di Warrior Lady e magari, non so, dei call,
sono quelle carte lì che non mi aspettavo. Sì, personalmente la mia lista gioco, diciamo che la mia lista di Chaos Control è un Chaos Turbo con 5 buchi per metterci il reparto Metamorfosi, Ah, quindi. beh. Però per il resto, cioè, secondo me deve essere giocato così perché le break sono fondamentali. I Night Assailant per scartare, Card Destruction, insomma, tutte le carte che abbiamo detto anche prima sono fortissime, non avrebbe senso non giocarle. Poi, se hai anche Scapegoat e Metamorfosi, secondo me è un valore aggiunto. Eh beh, sì. Poi tra l'altro la Scapegoat ti aiuta a salvarti degli HK, dei mazzi un po' strani. Il Metamorfosi che ti fa limite ammazza un sacco di antimeta da solo, tra l'altro. O comunque tramonta la partita, ti salva. Sì, decisamente. Infatti mi È un piace peccato che molto. probabilmente. Quindi quali sono i mazzi rimasti in gioco attualmente? Adesso Allora, qui Chaos Control è andato via. la top 8 è finita e praticamente Top sono 4. uscite, sì, si entra in top 4 e i due semifinalisti sono da una parte due Chaos Turbo che si sfidano in Mirror Match e Ok. dall'altra parte il Chaos Mask contro un Chaos Turbo. Vabbè, 3 Chaos Turbo su 4 in top 4. Sì, Vabbè, diciamo però che al massimo più uno, tra virgolette. è abbastanza monopolizzato perché, vabbè, era anche il mazzo più portato, però sì, obiettivamente anche, non dico magari il più forte, però sicuramente è fortissimo, quindi. È molto solido. Io qui ho visto una trap dashot e mi ha ricordato il discorso infatti che fece Lari, che è quello che vinse il mondiale usando Chaos Turbo, che infatti vinse, io ho visto quanto è forte effettivamente trap dashot e ho montato il mazzo mio, quindi Chaos Turbo così, con un sacco di mostri come partenza, come esempio De Quincy, spie, pomodori, e tre De Quincy, tre spie, due pomodori e altre cose. Sangue, tutto il resto, perché anche in quel caso lì, se ti fai un dash, tu non devi avere una sola partenza, altrimenti te la cavano e tu passi per 2 o 3 turni. È molto solido, anche da trap dash, che dovrebbe essere la carta che lui soffre di più come mazzo, montato in quella maniera lì, che probabilmente molti giocheranno in questa maniera qua, è molto molto solido e rischia di avere poche autonomous. Forse è per quello che cioè, sono 3 su 4 in top 4. Sì, adesso Ipotizzo, poi. sì, allora, dalle liste si vede che comunque, ad esempio, il Tomato è una carta poco giocata, sinceramente. Però il fatto di avere tante partenze, quello sì è importante, ma questo in generale, cioè nel senso Yu-Gi-Oh! Bisogna avere più partenze possibile per non perdere da solo al primo turno, diciamo così. Quello in teoria sarebbe. E poi io ho imparato a guardare il numero di partenze di un mazzo, però in questi anni qui, oddio, un pochino prima, però ad esempio addirittura nell'epoca di Tredad questo discorso qui quasi non c'era, anche con l'Edgeworm e Tredad. Uno montava il mazzo come era fatto l'archetipo così, o il mazzo in sé, Sì, mette e le carte forti diceva e via. Vabbè, sì, cioè, e via, infatti siccome. erano troppo forti, nel senso poi tu calavi un dado e pulivi tre, o calavi un drago del giudizio, pagavi, mi sembra paghi 1.000 e spacchi tutto, non mi ricordo. Sì, Comunque infatti. erano carte che quando ti entrava il mostro principale faceva veramente piazza pulita e tra l'altro potevi potenzialmente dire evoco drago del giudizio, mi sembra quando dovevi avere 5 lights, lights one, una roba del 4. genere, Sì, 4 1.000 per nome diverso. 4 pulisco, poi se ne ho un altro in mano e ne evoco un altro, sono 6.000 diretti. Ma infatti lì il concetto era che gli altri mazzi facevano troppo cagare, tipo GB e Ala Nera erano troppo scarsi No, vabbè, rispetto a quei due lì, GB contro ve lo Teledad assicuro. aveva un matchup favorevole. GB, io mi Sì, ricordo sì. che GB batteva Teledad batteva Tutto. Lightworm e Lightworm batteva Teledad come matchup. Poi, per Ecco, carità, matchup magari. certo, però se vai a guardare nelle top ti assicuro che Teredad ha fatto delle devastazioni Perché era il mazzo più non portato, anche un netta. po' come oggi Chaos Turbo, è il mazzo anche più portato. Magari se solo due portano Chaos Turbo e 50 persone portano Chaos Control, magari la top è formata più da Chaos Control, però.
Comunque, in ogni caso, il discorso del teledad lo stavo improntando solamente per dire che se tu mi guardi, ad esempio, un teledad di al giorno d'oggi, con i mask che ci sono oggi, che magari fanno anche meno roba, a parte i combo, ma dico anche i contro. Un teledad abbiamo provato anche con Pierre, con altri, a fare infatti dei game, come si chiama l'altro formato? Crossbanded. Con tutti i mask. Crossbanded, esatto. Abbiamo provato, effettivamente, veramente, il teledad rispetto ai mazzi più nuovi è veramente instabilissimo, cioè una volta su tre non fa niente rispetto agli altri, che è imbarazzante. E quello lì l'abbiamo visto perché giocavamo in mazzi nuovi e c'è proprio un concetto di partenza. Tu magari in un mazzo nuovo hai, magari parte tipo Zodiac, avevi 12 partenza, 14, con monocarta, ma ne contavamo. Cioè, sì, montavamo i mazzi su quello. Invece, e guardare esempio uno che, come esempio Lari, che giocava in quei tempi lì di GOT e invece ha giocato anche un po' dopo, dopo un po' ha smesso, però il concetto di partenza, dire io metto tot partenza e devo vedere una di quelle carte lì per partire, applicato al gioco come GOT è veramente interessante. Infatti le liste sono cambiate di molto. Sì. C'è, io mi ricordo le partite di GOT. Sì? Sì, c'è anche da dire però che il mio video sia un po'... cioè è diventato un po' monotono, un po' più monotono il meta di adesso di GOT. Sì, alla fine c'è Chaos in generale, in varie salse, Control, Turbo, Mask, c'è Warrior e poi qualche outsider ogni tanto, come sempre c'è il mazzo magari inaspettato che ti può fare la top perché magari gli altri non hanno un side, oppure non si aspettano un mazzo un po' particolare, non sanno magari approcciare bene, come posso dire, la partita, magari non sanno rispondere bene a determinate giocate, però tendenzialmente il meta ormai si è un po' stabilizzato su quello, poi magari qualcuno inventerà qualcosa e cambierà, chi lo sa. Ricordiamoci che siamo comunque sempre nell'epoca di internet. All'inizio, io mi ricordo, mi dissero anche i giocatori di Magic, invece, che all'inizio del gioco di Magic e le liste dei mazzi si pagavano. Cioè, la gente diceva, io ho vinto un torneo con questo mazzo qui, lo 22-3, vuoi la mia lista? Non te la metto mica, non c'è mica internet. Io non te la metto su Google, te la invio scritta, o in fax, quello che è, e te paghi. Era così, assurdo. E Yugi effettivamente all'inizio, non so, guardiamo tutti i conti CG Market, ma in realtà in quegli anni lì c'erano i giornalini, vi ricordate i giornalini? Quelli con i prezzi della carta? Io ce li ho seriamente. E c'erano anche in alcuni c'erano anche delle strategie, delle liste, ma liste tanto per, cioè te potevi anche solo magari... Ragazzi, imbarazzanti, c'erano delle combo, sì. Poteva pensare a un bambino di due anni. Combo Raigeki più Silver Fang. Quella famosissima, bellissima, hai tirato fuori una veramente una pietra miliare, bellissima. E infatti era così, cioè, invece al giorno d'oggi, due ore dopo, un'ora dopo dell'evento, uno sa già chi ha vinto, i mazzi hanno un deck profile in cui c'è il giocatore che ti spiega tutte le sue scelte, diciamo che anche lì il livello si alza di molto, e sì, i mazzi si vanno a uniformare inevitabilmente. Quindi questo posso capire che sia normale, adesso magari ci sarà meno creatività, ma in realtà è perché uno che ha una creatività maggiore dice io provo un mazzo più innovativo, tipo magari Rescue Cat, TK, cose così, poi lo testa e vede che lo testa molto, magari delle ore su DB, cosa che tempo fa non c'era, ti accorgi che fa cagare, cosa fai? Lo porti al torneo lo stesso. Fatica. Poi magari un giocatore particolare che gioca con lui in maniera superiore agli altri, ci può stare, ce ne sarà uno, due, comunque è una percentuale piccola. Certo. Però il tuo torneo, cioè, a questo torneo qui mi pare che ci sono diversi mazzi particolari. Io praticamente in tutta la Svizzera ho beccato un mazzo normale, gli altri erano tutti particolari, ho beccato un Exodia, cosa c'era? Un mazzo che... allora. È un Green Keeper. I mazzi più strani, diciamo che erano 10 su 44, quasi un quarto, si può dire. Quelli che sono stati portati in mono pair, quindi c'era un Born, ad esempio, che è arrivato in top 8, pilotato da una ragazza, e poi c'era un solo God Control, che non ha fatto neanche top 8,
ormai quel mazzo, poveretto, è sul lastrico. Ah, una chiusura, è fatica. E poi che altro? In monopair c'è stato anche l'Exodia, un mazzo Vabbè, anche strano. Empty Jar che ho beccato Sì. al primo turno, Empty Jar. Empty Sì, Jar, poi l'Empty c'è Jar. un mazzo gatto Dimension Fusion, un mazzo Dark Paladin. Dai, qualcosa di particolare c'era. Sì, Hanno sì. avuto anche loro l'opportunità, l'hanno avuta. Un Pac-Man che comunque ha fatto bolla, quindi risultato discreto, cioè ha fatto 4-2 come i due che sono entrati in top 8, che hanno fatto 4-2, solo che aveva il rating a sfavore. E anche quello in effetti mi spiace che molti di quelli che hanno fatto magari 4-2 non ci siamo visti troppo, però anche molti di loro cioè, hanno fatto un bel risultato, non posso dire niente. Sì, assolutamente. Comunque Caos Contro ha vinto anche il nazionale messicano, ho visto che hanno pubblicato un video e mi sembra che Caos Contro abbia vinto contro Dimension. Chaos Dimension, la finale, adesso non so esattamente la lista, ma no, scusami, Chaos Turbo ha vinto contro Dimension Chaos la finale del mondiale, del nazionale messicano. Adesso le liste saranno comunque, cioè, immagino molto simili, non è che puoi cambiare molte carte, tanto Spire dei Coici, Moff, Night Asylum, Distruggi Carte, Pot, Ma sì. poi la tripla Rigetti Break, poi c'è chi giochi Tomato, c'è chi non li gioca, DLS, i sorci, siamo sempre comunque più o meno lì, dai. Sì, Sì. assolutamente, ormai il buff è quello. Adesso A parte aspetteremo. per due ripe che io ho perso per due ripe, me lo ricordo ancora, Svizzera, quindi Sì, sì, io c'è la vendetta. c'è la vendetta adesso, no? Esatto, la vendetta ci vuole. Ah, ho messo proibizioni da mettere, proibizioni Reaper. Posso farlo? Posso mettere tre Sì, proibizioni, per favore, mi sa. assolutamente. Me lo permette l'organizzatore? Comunque Ok, a posto. ci ho perso anch'io, comunque, contro Ma quel basta, giocatore. basta, fa cagare Reaper, smettetela. Allora, però ci ho Vabbè. perso anch'io. Guarda che comunque ridere non ride, cioè si fa per ridere, però anche contro Chaos che dici, vabbè, scartare comunque può essere rischioso perché ti puoi beccare un Thunder Dragon, un serpente, lì si scarti, non so, magari Lucio Oscurità che gli può mancare per calare un sorcio o un sorcerer, cioè un sorcerer o un BLS, comunque scarti sempre uno. Se scarti un po' Beh, quello che dicevo con duo, sì, mi troppa, ritrovo, quello è chi lo vero. sa, cioè magari tu tieni una carta. Comunque sono tutti mappe che comunque cercano di chiudere mano a mano, non è che chiudono subito in un unico turno tante volte, o comunque se chiudono in un unico turno si sono tenuti per un po' le carte in mano, quindi se riesci a scartargliele non è male, però tendenzialmente quando uno chiude in un Infatti. turno vuol dire che è tendenzialmente messo meglio dell'altro, quindi Reaper Anche il fatto di tendenzialmente è una carta. giocare pochi parini, in effetti anche il fatto di non giocare, in molti non giocano Scapegoat, quindi è un parino molto importante contro Reaper. Invece dover tirare forza nelle Jakey Brick, se non hai Thunder Dragon o Serpente, un'altra roba da scartare, un Reaper delle volte tre becchi diretto, quindi Allora adesso ci avvisiamo il sta. conversario Devi picchiare sempre con Reaper. che la prossima Radio T-Break è diretta sul Reaper. Sì, assolutamente. Io metterò tutto il mio odio su tutti i suoi Reaper e basta. Tutto. Comunque peccato che io ho perso in Topot, avremmo potuto fare Mirror Match Chaos Mask e poi un altro Mirror Match Chaos Turbo. E comunque almeno avremmo avuto sicuramente una finale, tra virgolette, un pochino più diversificata, per quanto sempre caos sia, perché non si sa mai. Adesso vedremo cosa farà il nostro onorevole Bao, se riuscirà a portare le maschere dell'oscurità Beh, in io Bao finale. come giocatore, da quel poco che ho visto giocare anche in un altro torneo, l'ho visto piuttosto preparato, quindi per me potrebbe tranquillamente anche vincere. Aveva vinto un torneo con un
Chaos Guardian che giocava. Sì, sì, infatti mi è piaciuto molto. È molto carina comunque, poi non so quanto potesse essere competitivo, quanto possa essere competitivo adesso, però non è brutto. Anche il tipo di gioco, anche il modo di giocare mi è piaciuto molto. Non è brutto attivare la Sfinge e rimbalzargli tutto praticamente in mano. Soprattutto se magari ha carte super grosse, poi la Sfinge è sempre un 2004 in difesa, richiede un tributo, però è sempre un 2004 in difesa e la Setti non si becca neanche il Sorcio. Magari il Sorcio attacca pensando che sia un Thunder Dragon, qualcosa, se no qualcun altro attacca, si scopre e si prende. Bella sorpresa, Kinder Surprise. Comunque ragazzi, io mi sa... esatto, siamo fatti per salutare perché ormai comunque il match è finito. Magari ci vediamo alla prossima live. Dai, la prossima ti streamiamo, Silvione. Io in realtà la prossima giocherò, se volete streamare, comunque io probabilmente domani alle 9:30, intorno a quell'ora lì, gioco contro Milkman, insomma, il tipo dei Reaper, insomma. Quindi dopo magari ci mettiamo d'accordo. Ci vediamo comunque presto. Va bene, ciao. Ciao a tutti.